pronto, torturerò. No. No, no, non disturba. La verità è che non aspettavo una sua chiamata, mi dica. È una notizia bellissima. Grazie. Buona serata anche a lei. Era il giornale? E ti hanno detto pubblicherete il pezzo su Expedia? Sì, lo pubblicheremo, ma non integralmente. Abbiamo deciso di pubblicarlo dopo le elezioni. Sei contenta? Non è possibile, giusto. Era questo il momento. Me l'avevi promesso. Vedrai, cara, i fatti di Expedia verranno raccontati e ricordati da tutti. Ma fatti! Un giornalista così affermato che mi invita a casa sua. Io confesso che sono veramente, veramente emozionato, sì. Pensavo di fargli scrivere la prefazione del mio romanzo. Ne ha una copia, sa? Spero che l'abbia letta e che soprattutto le sia piaciuta. Sono appassionato di astronomia, dei fenomeni celesti e di tutto quello che ne riguarda, sì. Per questo ci ho scritto sopra il libro, sì. Lei cosa fa oltre a scrivere? Oh, io ho intrapreso la carriera militare. Sono un funzionario del Ministero dell'Interno. Allora sono io che mi devo preoccupare. Se fosse mio avversario in guerra, sì. Ma siamo in tempo di pace. Sì, fortunatamente. Ah, quasi dimenticavo, io ancora non gli ho fatto i complimenti per i suoi scritti sui fatti di Expedia. È stato un grande successo. Interessante che uno come lei, che lavora alla difesa, non si sia sentito offeso dalle mie parole. Oh, e perché? Perché ha descritto le atrocità commesse da una certa parte dell'esercito. Ha reso giustizia a quella parte dell'esercito che niente ha avuto a che fare con quei fatti. Io vorrei vederli tutti condannati a morte. Dunque, alla verità. E all'eclisse. E all'eclisse. A Radio France Internazionale è tutto. Ma prima di salutarvi, invitiamo i radioascoltatori ad osservare il cielo stasera. Fra qualche ora, infatti, potrete ammirare un raro fenomeno astronomico, la eclissi. Una buona serata.